Leonardo, grazie. Grazie a voi. Volevo chiederti, proprio in poche parole, quindi che cos'è che fa Team Digitale? Sì, il Team per la trasformazione digitale opera presso la Presidenza del Consiglio e ha in capo da fine 2016. Okay. Ha in capo in questo momento il commissario straordinario Luca Attias, precedentemente c'era Piacentini, e il ruolo del team è quello di lavorare su quello che noi definiamo essere il sistema operativo del paese, quindi tutto un insieme di piattaforme abilitanti che costruiscono e permettono di costruire quello che può essere definito il sottostrato sul quale poi possiamo definire, sviluppare, architettare. Per il cittadino, esatto. O per gli operatori della pubblica amministrazione. Perfettamente, immagino. Esattamente. Okay. Più o meno, quante persone e con quali figure professionali fanno parte del team digitale? Sì, il team digitale è formato da 30-35 profili, ovviamente molto eterogenei, che spaziano da esperti in cyber security, esperti in free and open source, quindi software libero e quant'altro, e poi c'è anche un team di amministrativi che svolge un ruolo fondamentale per far sì che il team possa continuare senza intoppi il proprio lavoro. E perché il free open source software è importante per la pubblica amministrazione? Perché è un valore importante? Certo, su questo direi che potremmo parlarne all'infinito. Direi che è essenzialmente una questione di trasparenza, quindi la pubblica amministrazione deve essere il più possibile trasparente nei confronti dei propri operatori, ma soprattutto dei cittadini, nel momento in cui viene acquisito, viene sviluppato un nuovo software. È bene, e ormai abbiamo delle linee guida che recepiscono la normativa vigente del codice amministrazione digitale, che in qualche modo ci dice che questo software debba essere free and open source, debba essere software libero, proprio per queste ragioni di trasparenza. Che accennavo. Ecco, accennavi appunto che c'è una normativa per cui il software libero open source è obbligatorio fondamentalmente, esclusi i casi rari, però è comunque poco usato. Quindi una domanda, questa è un'opinione personale naturalmente, cosa si può fare per forzare questa cosa? Cioè, può avere senso punire in qualche modo economicamente, ad esempio, le amministrazioni che non rispettano la normativa e che quindi fondamentalmente continuano a usare il software proprietario? Certo, ma allora ti direi, il CAD è vigente con l'articolo 68 e 69 che conosciamo bene, il codice amministrazione digitale, perfetto, da diverso tempo. Il team digitale, il team per la trasformazione digitale, ha lavorato dal 2017 fino a pochi mesi fa sulla creazione di un documento che si chiamano linee guida per l'acquisizione e il riuso di software per la pubblica amministrazione, che il nome inganna, ma in realtà sono ufficialmente in gazzetta ufficiale, quindi certo. Da maggio hanno valore di legge. Sono linee guida, ma hanno valore di legge. Hanno valore di legge, e queste linee guida aiutano nel processo che viene in qualche modo teorizzato dal CAD, dal codice di amministrazione digitale. Quindi vi invito a leggerle, soprattutto gli allegati tecnici che sono stati redatti, in modo tale da essere direttamente inseribile all'interno di un contratto. Quindi nel momento in cui la pubblica amministrazione debba sviluppare codice ex novo, mettiamo, dopo aver effettuato delle valutazioni comparative, è possibile inserire in questo contratto con un fornitore che deve sviluppare il programma.
Esattamente, le linee guida e questi estratti, questi allegati tecnici delle linee guida, che descrivono esattamente quali operazioni il fornitore o chiaramente chi vince. Sono delle linee guida con una sorta di testo facsimile che una qualsiasi amministrazione può inserire in un contratto con un'azienda per applicare automaticamente. Come fosse un template. Perfetto. Esattamente. E quindi diventa questa molto semplice. Esattamente, questa è un approccio molto pratico, secondo me, e funzionale che il team ha da sempre e ha voluto inserire in queste linee guida in modo tale da aiutare, da essere il più possibile fungere da aiuto alle pubbliche amministrazioni in questa fase di transizione. Insomma, essere propositivi. E non punitivi. Esattamente. Avete qualche misurazione dell'utilizzo del software libero open source? Ok, buona domanda. Direi che il modello di riuso è cambiato con l'introduzione delle linee guida. Il vecchio modello di riuso, che era anch'esso definito dal codice amministrazione digitale, implicava della burocrazia che a nostro avviso poteva essere resa più snella. Quindi lo dico proprio brevemente, se la pubblica amministrazione A avesse voluto utilizzare del software sviluppato dalla pubblica amministrazione B, era necessario stipulare un vero e proprio contratto tra le due amministrazioni e quindi il cedente in qualche modo non era stimolato a mettere quel software a riuso, certo, perché questo implicava perdere del tempo. Esattamente, tradotto esattamente, pratico, no? Praticamente della perdita di tempo e anche delle responsabilità su quel, certo, software. Ora invece con il nuovo modello dichiarato e definito con le nuove linee guida, l'unico contratto che esiste è la licenza, e certo, quindi la licenza di tipo free and open source, quindi è GDL, presente all'interno della lista OSI, delle licenze permissive, è l'unico contratto che esiste, quindi non c'è più bisogno di fare un eventuale contratto aggiuntivo per spiegare e complicare ulteriormente il processo e renderlo macchinoso. C'è la licenza e quindi so già, quindi tendenzialmente volevo solo aggiungere, il software in questo momento viene ceduto as is, quindi no warranties as is, che è, diciamo, sono le prime sigle, quelle, certo, parole che si vedono in ogni licenza, ovviamente. E quindi questo implica un processo più snello. Chiaro. Ma quindi non avete comunque dei numeri per dire tot persone? Hai ragione. Allora, stiamo iniziando da qualche mese che abbiamo iniziato con la messa in opera del nuovo catalogo di Developers Italia, che registra non solo il software a disposizione, ma registra anche quante pubbliche amministrazioni in questo momento stanno riutilizzando dei software. E quindi questo chiaramente inizia a darci delle metriche che ci servono. Poi, il numero esatto in questo momento. Di quanto sta funzionando. Esatto, ci stanno un'idea di quanto funzionando e ci aiuta chiaramente a migliorare iterativamente le prossime versioni. Sono le aree più delicate, no? Riguardo alle aree, riguardo alle cose che avete fatto, volevo chiederti al momento qual è il risultato di cui sei più orgoglioso? A livello di team digitale? A livello di team digitale. Ma guarda, io mi occupo in particolar modo di Developers Italia, che è la community degli sviluppatori dei servizi pubblici, chiamiamola così. Sicuramente la messa in opera del catalogo è stato un passo importante, sia per developers che per tutto il team digitale, perché l'assenza di un vero e proprio contenitore nel quale facilmente cercare, nel quale facilmente trovare riscontro di eventuali necessità di una pubblica amministrazione era problematico, perché io ricordo innumerevoli veramente interazioni con pubbliche amministrazioni che non sapevano dell'esistenza di qualche software né sapevano dove cercarlo. Quindi secondo me la messa in opera di questo catalogo è un passo fondamentale. È un modo per far incontrare i creatori di software libero con la mentalità l'amministrazione. Esattamente. Pubblica amministrazione. Esattamente. No?
riguardo le cose concrete, ti faccio prima una domanda sul futuro, cioè su qualcosa che potrebbe forse, me lo direi tu se sì o se no, succedere. Può avere senso creare, come è successo in alcuni casi specifici, magari locali, un sistema operativo per la pubblica amministrazione, quindi un'immagine proprio di un sistema operativo da dare alle pubbliche amministrazioni, così che tutti gli uffici d'Italia abbiano lo stesso sistema e quindi sia anche molto più facile formare poi, no, il personale, perché una persona che impara a usare in un software in determinato provincia d'Italia può spostarsi da un'altra parte e usarlo. Ma guarda, buona domanda, e non c'è una risposta che posso darti in modo semplice e sbrigativo. Opinione mia, potrebbe avere un senso nel momento in cui vi fosse un team dedicato che lo deve mantenere, esatto, che lo mantiene, e soprattutto lato security, sì, patch, aggiornamenti di sicurezza e quant'altro, deve esserci un insieme di persone che full time si dedica a questo. So di altri governi che hanno provato ad andare in questa direzione, ma non ho feedback forti per definirti in questo momento se abbia funzionato. Esatto, sappiamo di casi, se non ricordo male, Bolzano ha un sistema operativo che ad esempio ha adottato automaticamente su tutte le scuole. Le scuole, esatto. Qualsiasi scuola c'è quel sistema che è una versione ovviamente di Linux. Sì, sicuramente può essere un'opzione discutibile, però in questo momento ci deve essere della gente che se ne occupi per mantenere il sistema sicuro, perché non dobbiamo dimenticare che la pubblica amministrazione gestisce dati sensibili. Esattamente. È molto importante questo. Parlando di cose fatte, la carta d'identità elettronica, intanto ti chiedo, perché la situazione è molto varia sul territorio italiano riguardo all'adozione della carta d'identità elettronica e anche la natura stessa della carta, perché in alcuni casi ha una firma digitale, in altri casi mi pare di no. Volevo capire se puoi dare almeno indicativamente un'idea di quando finalmente in tutta Italia avremo le carte d'identità elettroniche. Allora, questa, ripeto, il team si occupa di diversi progetti, nello specifico per quanto riguarda SPID e la carta d'identità elettronica ci sono due miei colleghi che sono molto molto formati e seguono tutte le pratiche della gestione della carta d'identità elettronica. Non posso dirti, perché non sono dati che in questo momento ho con me o conosco, quando avverrà questa esplosione, diciamo, nell'utilizzo, però sicuramente è un obiettivo del team aumentarne la consapevolezza, la diffusione ed aiutare soprattutto le pubbliche amministrazioni ad andare in questa direzione. Ottimo. E un'altra cosa importante è la fatturazione elettronica, no? È stato un grande progetto, adesso ormai è partito. Come sta funzionando? Ci sono stati intoppi? È possibile che ci saranno intoppi in futuro? Però questa è una domanda che ci viene fatta diverse volte. Ti rispondo in modo un po' particolare, nel senso che la fatturazione elettronica non è un progetto che segue direttamente il team digitale, però diciamo, funny fact, su Forum Italia una delle categorie, dei thread più seguiti e con più commenti e quant'altro, è proprio quello sulla fatturazione elettronica, quindi in qualche modo il solo fatto che il forum sia disponibile, che è un'iniziativa del nostro team, fa sì che si possa discutere, cioè il cittadino o l'amministratore pubblico o la piccola e media impresa può trovare un forum, un punto di scambio, un punto di incontro dove discutere anche di progetti che non sono seguiti direttamente dal team. Quindi sì, sicuramente negli ultimi mesi la questione della fatturazione elettronica è stata hot topic, però ripeto, non posso darti informazioni perché non lo serviamo noi direttamente, però sicuramente il forum è un'ottima risorsa da utilizzare e si possono trovare molte informazioni, risposte anche.
anche a molte domande, perché stiamo cercando di coinvolgere quanto più possibile non solo privati cittadini, ma anche le pubbliche amministrazioni, anche i fornitori all'interno di questi canali di comunicazione. Al momento, siamo all'inizio di settembre, quindi al momento il progetto termina al 31 dicembre del 2019. Esattamente. È possibile che il nuovo governo decida di prolungarlo, questo non lo sappiamo. Se il progetto dovesse continuare, quali saranno i prossimi passi importanti, anche a lungo termine intendo? Certo, ma allora l'unica certezza è che il 31-12 il team cesserà di esistere. Chiaramente l'auspicio è quello che tutto il lavoro che è stato fatto, sia a livello pratico, quindi in termini di software sviluppato, che a livello di documenti a cui abbiamo collaborato per la redazione o altri progetti che in qualche modo vedono il team digitale implicato, vedano un futuro. Questo è il nostro auspicio, diciamo. Certamente non possiamo dare, né io né gli altri elementi e componenti del team, una risposta certa su quello che succederà. Sicuramente tutti noi siamo molto disposti a offrire il nostro aiuto laddove è possibile, anche solo per diciamo evitare il periodo di transizione e fare in modo che quanto già sviluppato continui, esatto, oltre che non vada perso, comunque continui a funzionare in modo stabile fino alla definizione di un'altra casa o certo, fino a quando troverà un altro manutentore. Come ultima domanda ti chiedo, siccome questo è un progetto che si rivolge anche ai cittadini o agli sviluppatori di software libero open source, se qualcuno vuole dare una mano in qualche modo al team digitale, ma diciamo più in generale anche a tutto il progetto di digitalizzazione del certo, sistema paese, che cosa può fare? Guarda, ottima domanda, perché è proprio quella che ci facciamo ogni giorno per cercare di migliorarci e per cercare feedback il più possibile. I nostri utenti alla fine siamo tutti noi, siamo cittadini, e quindi cercare di capire come coinvolgere il singolo cittadino il più possibile nel nostro processo decisionale è una grande sfida. In questo momento Developers Italia, che è la community appunto come accennavo precedentemente, mette a disposizione diversi strumenti, c'è il forum che abbiamo già citato, ci sono gli strumenti di comunicazione sincrona come può essere i canali aperti sul nostro Slack di Developers Italia, quindi developers.italia.it è il punto di riferimento per trovare queste informazioni. Altra cosa che invece è un altro spiraglio che si apre dopo la nascita del catalogo è la possibilità di suggerire e di inserire nel catalogo dei software che noi definiamo di terze parti, ovvero software la cui titolarità non sia in questo momento di una PA, e inserirli nel catalogo in modo tale da facilitare il processo di acquisizione. Quindi nel momento in cui esatto, come dicevamo prima, cercare di risolvere la grande questione, la grande titubanza che c'è stata fino alla nascita, alla creazione del nuovo portale. Come si fa? Semplicemente bisogna creare un file che si chiama publiccode.yml, è in un formato molto leggibile, molto facile da creare, abbiamo fatto anche un editor grafico molto semplice, si scarica questo file dall'editor, lo si inserisce nella root del repository e automaticamente il nostro crawler sarà in grado di trovarlo, estrarne le informazioni, quindi i metadati, creare una pagina web dedicata per il software, popolandola con tutte le informazioni presenti nel file public code e indicizzarlo nel nostro catalogo. Quindi il giorno dopo automaticamente sarà possibile per chiunque facilmente accedere a quel software. Quindi io penso che ci sia tutto un range di possibilità dal e serve tutto. Sì, oddio, se
se il programmatore è, ha sviluppato un software, ha contribuito a qualche software, può effettuare queste operazioni che ci siamo detti poc'anzi. Se invece il singolo cittadino volesse segnalare una problematica, può usare il forum, può entrare su Slack e comunicare direttamente con noi, piuttosto che comunicare con chi quel software magari l'ha scritto, il manutentore. È possibile aprire delle issue, è possibile fare delle pull o merge request direttamente sul software, perché github.com/italia contiene circa 250 repository che sono un po' manutenuti da noi, altri da membri della community che cerchiamo di coinvolgere il più possibile. Quindi ci sono diverse possibilità, direi siamo pronti per la sfida e vedremo nei prossimi anni i risultati. Vedremo nei prossimi anni. Perché questo è un progetto a lungo termine. Esattamente, stiamo mettendo le basi. Leonardo, grazie. Grazie molto a te. Per il lavoro che il team digitale ha fatto in questi anni. Grazie molte.